A breve uscirà l'ennesimo Call of Duty sul mercato, Modern Warfare 3, di cui ho provato l'open beta qualche settimana fa e da un certo punto di vista sono rimasto piacevolmente colpito dal gioco. Però mi sono ritrovato anche a fare alcune riflessioni in merito e oggi voglio condividerle con voi e sapere cosa ne pensate voi al riguardo. Ma prima di cominciare, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale attivando anche la campanella delle notifiche in modo da non perdervi nessuno dei prossimi contenuti in arrivo. Inoltre sotto in descrizione trovate una serie di link che potrebbero interessarvi, semmai dategli un'occhiata. Ma detto ciò, ecco perché, secondo me, Call of Duty Modern Warfare 3 sarà allo stesso tempo sia un successo che un fallimento. Facciamo un po' di storia. Allora, ormai sappiamo tutti che il brand Call of Duty qualche anno fa stava cadendo a pezzi e si risollevò soltanto quando mise in piedi il reboot di Modern Warfare e Warzone, cioè la modalità Battle Royale del gioco, e la sua uscita coincise poi con il primissimo periodo di lockdown globale, cioè portò centinaia di migliaia di giocatori di ogni età a ritrovarsi tutti insieme a giocare questo Warzone. E il fatto che per la prima volta in assoluto nella storia, almeno parte di un Call of Duty fosse free to play e quindi accessibile da chiunque, formò la combinazione perfetta per il successo. Da quel momento però le cose non sono esattamente migliorate. Con l'avvento di Black Ops Cold War, cioè un altro disperato tentativo di riportare i vecchi giocatori a giocare COD utilizzando proprio il titolo Black Ops per scatenare una sorta di reazione nostalgica. Il gioco poi in sé era deludente, a larghi tratti anche piuttosto bruttarello, e non aveva niente a che fare con quel piccolo capolavoro che fu il primissimo Black Ops. In seguito abbiamo visto un'altra operazione nostalgia, cioè tentare di riportare il brand nel contesto della Seconda Guerra Mondiale con Call of Duty Vanguard. A mio avviso uno dei peggiori COD in assoluto. E se volete qualche approfondimento, all'epoca ci feci un video proprio per parlare di quanto fosse esageratamente brutto. Trovate il video in questo momento nella scheda in alto a destra del video, oppure se mi ricordo vi lascio anche il link in descrizione così potete andarvelo a recuperare. Dopo due titoli usciti male e andati peggio, l'unica opzione che fu considerata era quella di un sequel di quel reboot di Modern Warfare, andando non solo a ricopiare paro paro il titolo dell'originale Modern Warfare 2 del 2009, ma implementando anche un Warzone 2.0, cioè una nuova iterazione del Battle Royale free to play, con nuove mappe, armi, eccetera. In questo video voglio lasciare fuori dal discorso però Warzone 2, perché merita decisamente un video a parte, perché di cose da dire ce ne sono tante. Troppe. Invece voglio concentrarmi su Modern Warfare 3, prossimo all'uscita. Ecco, già sapere che tutti i contenuti di Modern Warfare 3 saranno implementati in Warzone 2.0 da una parte è una buona notizia, in quanto significa che il free to play si arricchirà di contenuti, e per contenuti intendo mappe, armi, cioè contenuti veri. Lasciamo perdere le skin e tutta quella roba trash come King Kong e Godzilla, oppure le skin di Groot dei Guardiani della Galassia, quelle diciamo è roba più riservata al pubblico di maggioranza di COD, cioè gli under 14. D'altra parte però, questa implementazione di contenuti lasciava presagire che ancora una volta il nuovo COD avrà lo stesso motore grafico di sempre e gli stessi problemi a cui ormai, purtroppo, siamo abituati. Poi è arrivata la open beta di Modern Warfare 3, che consisteva nelle classiche modalità multiplayer su alcune delle mappe originali del vecchio Modern Warfare 2. Giocando questa beta ammetto che mi sono abbastanza divertito, il giocare mappe come Favela, High Rise e Rust è un rimando al passato fortissimo, e per uno che ha giocato per centinaia di ore all'originale Modern Warfare 2 è un bel ritorno al passato. La riflessione però che facevo mentre giocavo era questa: possibile che dopo quasi 15 anni, con budget milionari per ogni singolo COD uscito annualmente, non siano stati in grado di creare mappe di quel livello? Possibile che dopo tanti anni bisogna ritornare così tanto indietro per divertirsi con un Call of Duty? Beh, la risposta è sì. Ai tempi dell'originale Modern Warfare 2, Call of Duty era praticamente il signore degli FPS. Tutti ci giocavano e tutti ci si divertivano. Dopo tanti anni però gli standard dovrebbero essersi alzati almeno un po'. Con così tanti soldi investiti e tante persone dietro a lavorarci, almeno personalmente mi aspettavo un'evoluzione del brand Call of Duty. E invece a cosa sono dovuti ricorrere per riportare indietro qualche giocatore?
Oltre a chiamare i giochi esattamente come si chiamavano all'epoca, creando anche confusione tra i player che magari non seguono da vicino il mercato videoludico, hanno pensato bene di riportare tutte le mappe vecchie in questo nuovo gioco. Questo per me rappresenta un po' un fallimento, cioè a livello di vendite sono sicuro che Modern Warfare 3 andrà benone, d'altronde con campagne marketing così grosse e costose, anche se il gioco uscisse rotto, farebbe comunque decine di migliaia di vendite al day one. Il fallimento, infatti, in questo caso è creativo. Dopo tanti anni di tentativi, esperimenti e giochi assolutamente dimenticabili, Infinity Warfare, ci ritroveremo presto sul mercato un gioco che riporta i contenuti copiati uno ad uno dal loro stesso gioco di due generazioni fa e venduto a prezzo pieno. Chiaramente. La mia personalissima opinione è che se gli sforzi e le risorse fossero sempre state indirizzate verso un prodotto solido, funzionante e pieno di contenuti seri, Call of Duty non avrebbe mai perso la sua strada. E invece le mode e i trend hanno portato a questa ridicolizzazione del brand stesso, con collaborazioni che non avrebbero senso neanche in un Fortnite di turno. Nel 2023 ormai siamo abituati a tutto ciò, e per quanto ormai sia consuetudine in casa COD fregarsene totalmente delle richieste degli appassionati, questa non può e non deve essere mai considerata la normalità. Capisco perfettamente che più il peso del gioco o di un prodotto in generale è pesante e più gravi saranno le ripercussioni se il gioco dovesse andare male, anche in termini di vendite. Il punto è che finché si parla del free to play, posso accettare tutto, in quanto comunque è un gioco tecnicamente buono, reso gratuito per tutti e su quasi ogni piattaforma. Ma quando questo modello di skin e collaborazioni con brand terzi intacca anche il gioco completo, che ripeto, è venduto sempre e comunque a prezzo pieno, beh, allora non riesco proprio a farmelo andare bene. Ora sappiamo per certo che quello che pensano i giocatori riguardo al gioco è assolutamente irrilevante dal punto di vista delle persone a capo dei progetti, che dal loro lussosissimo ufficio analizzano quello che c'è in tendenza in quel periodo e lo implementano nel gioco. Come se King Kong c'entrasse solo lontanamente qualcosa con il tema teoricamente molto serio che trattano solitamente Call of Duty, cioè la guerra. Sicuramente Modern Warfare 3 farà un boato di vendite come al solito. Già a presentarsi nella beta con quelle mappe storie si sono assicurati un numero di preordini spaventoso. Però a questo punto mi chiedo, cosa verrà dopo? Vedremo novità creative ma attinenti al brand? Oppure si tornerà al trash più totale? Oppure vedete la possibilità di un nuovo reboot, magari della serie Black Ops questa volta? Staremo a vedere, ma per quel che vale, Call of Duty ha smesso di essere un prodotto artistico ormai tanti anni fa. Fino a che non si deciderà di invertire il tiro verso qualche altra direzione, continueremo ad avere lo stesso gioco, anno dopo anno. Detto questo ragazzi, ora vi passo la palla. Cosa ne pensate di Call of Duty in generale? Apprezzate più i giochi moderni o i classici del passato del franchise? E soprattutto, come migliorereste il brand se dipendesse da voi? Fatemelo sapere con un commento qui sotto, sono veramente curioso di sapere cosa ne pensate voi. Detto ciò, io vi ringrazio per l'attenzione e per aver seguito il video fino a questo punto. Se vi è piaciuto vi invito a lasciare un like e a sostenere il canale iscrivendovi, magari attivando anche la campanella delle notifiche in modo da non perdervi nessuno dei prossimi contenuti in uscita. Con questo noi ci vediamo ad un prossimo appuntamento, qui dal Pellicano e ciao ciao!